l'anno scorso. Vi prego, state attenti, ci ammazzano. Attenti, va bene. Chi non salta rosso nero, chi non salta rosso l'anno prossimo chissà, magari vince lo scudetto il Napoli e andiamo vestiti con la maglia della Juve. Ragazzi, l'ho detto, lo faccio. Sono le 6 del mattino e sto per andare a prendere il treno direzione Napoli. Questi giorni ho fatto delle storie su Pirla's Blu in cui vi ho appunto annunciato quello che avrei fatto oggi, ovvero andare alla festa scudetto del Napoli. Ma con la maglia della Juve le vostre reazioni non sono state proprio confortanti. Ti uccidono, non andare. No, non lo fare, ti picchiano a sangue, fidati. Li riprendi forte stavolta. Non esci vivo, condoglianze. Voi cercate di spaventarmi, di indurmi a non farlo. Ma voi non capite che più mi dite così, più mi gasate a farlo. Non vedo l'ora di essere là. Sono sopravvissuto l'anno scorso a Milano e sopravvivrò anche quest'anno a Napoli. Bene, è il momento di andare a prendere il treno. Ok ragazzi, siamo arrivati a Napoli, mancano 5 ore dal grande momento e questa è già l'atmosfera. Forza Napoli! Forza Napoli! Meglio che nessuno gli dica cosa andremo a fare dopo. Adesso però ragazzi, maglia dell'Inter, perché prima c'è Inter-Lazio e se la Lazio vince non si festeggia niente. È iniziata la partita! Speriamo che vinca l'Inter perché sennò siamo venuti qua per niente. Da Bologna a Napoli ragazzi, sì. Non è un viaggio di da poco, quindi. Sono molti chilometri, speriamo ne varrà la pena. Cioè ragazzi, i tre senza casco! Siamo proprio a Napoli! Ha segnato l'Inter! Cazzo. Forse non siamo venuti per niente, let's go! Non ci credo ragazzi, hanno annullato il gol dell'Inter, fuori gioco! Ma niente, tanto vincere lo stesso, non preoccupare! Cercheremo di vincere lo stesso! Siamo anche in semifinale! Contro il Milan! E palloni li dovete dare! Anche quattro, voglio! Tanti milanisti! Forza Inter, forza Inter! Lamoroso signori, ha segnato la Lazio! Ragazzi, raga, ha segnato la Lazio! Porca miseria, se vince la Lazio, raga, male, ci perdiamo veramente la festa scudetto. Dai, è Inter, due gol ci servono, oh no! È uno, pure uno, pure uno ci servono, dai! Dai, Lazio! Aquilotti! E lo scudetto la prossima volta! Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolore! Sì, ma non oggi! La prossima volta! Allora raga, sono passati 10 minuti dal gol della Lazio ed è incredibile come le strade si sono svuotate tutto ad un tratto. C'era un bordello prima, che ragazzi, cioè, veramente sembrava la festa di Capodanno, Natale, adesso sembra che sia morto il Papa. Allora raga, continua il silenzio, siamo al 55esimo minuto, sono tutti col telefonino a guardare l'Inter ragazzi, tutta Napoli sta tifando Inter in questo momento. Noi più di tutti stiamo tifando Inter in questo momento, perché fallire, vedere la Lazio vincere, vorrebbe dire che ci siamo fatti il viaggio per niente. Non vogliamo che sia così. E la città si riaccende! Si riaccende Napoli! Sai cosa ci aspetta tra poco, no, vero? No, lo voglio sapere, aiuto! Pazza Inter, ama! Pazza Inter, ama! Ragazzi, è finita! Inter Lazio 3-1! Adesso ci aspetta solo Napoli-Salernitana e poi c'è la grande festa. Allora raga, è cominciata Napoli-Salernitana. Napoli basta solo vincere o pareggiare e la festa scudetto avrà inizio. Mamma mia! Qui lo stanno a giocare, non stare qua, vai a giocare! Sì, è che... Sto in pausa! Ma lo stanno scambiando tutti per Osimhen, stanno chiedendo le foto per questo ragazzi. Un rifugio parte
Penopeo. Questa situazione mi ricorda lo scorso anno. Allo scoccare nel 90° minuto ci metteremo la divisa della Juve e andremo a fare il panico. Facciamolo! Facciamolo! Non ci piace vivere. Ma prima ragazzi, ops, un'altra rivale del Napoli. Tanto non ce lo fate il gol, vi facciamo perdere lo scudetto. Adesso vi facciamo quattro palloni, vi facciamo perdere. Da una volta maglietto, no! Forza Salernitana! Forza Salernitana! Questo è l'effetto della maglia delle Salernitana, figuratevi la Juve, torniamo noi. Stavo scherzando! Wow ragazzi! E questo è niente in confronto a quello che farò a fine partita! Aspetta, mi serve per il video. Qua c'è sporco qua. Raga, mi hanno tirato la birra in testa, spintoni, pugni. Mi sono dovuto togliere la maglia della Salernitana subito. Ora pensate quella della Juve. Mi uccidono. È un rischio che dobbiamo valutare. È iniziato il secondo tempo di Napoli-Salernitana e adesso sperimenterò non ancora la maglia della Juve ma quella del Milan. Chissà come la prenderanno i napoletani dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League. Abbiamo provato Lazio, Inter, Salernitana e adesso signori anche l'AC Milan. E ragazzi, mostriamo a Pieri questo logo, queste sette Champions che non avranno mai. Scusa, ma U Champions League? Dove è finita U Champions League? Qualcuno in semifinale, qualcuno no. Ma non dovevate darci quattro palloni? Quattro palloni U sette Champions. Ma cosa suonano? Manco fossero andati in semifinale di Champions. Non c'è azzecca proprio. Vai su quartieri spagnoli. Sì. Non c'è problema. Vai di là. Cosa mi succede qua? Qua non c'è niente. A Milano succedeva un casino. Qua okay. No. Allora tutti ai quartieri spagnoli. Allora ragazzi andiamo verso i quartieri spagnoli, che saranno mai? Fa passare dove è Zawaller. No! Se vuoi te ne presto un po', noi ne abbiamo tante! Questa maglietta del Milan mette a tutta napoletana! Dobbiamo andare a festeggiare le semifinali di Champions! Ne volete un po'? Guarda, ne do una a te, facciamo due Champions League! Non c'è bisogno! Non abbiamo bisogno! Però avreste esultato! Tu Champions League chiamo scudetti, dai! Scudetti, sette Champions League! A Istanbul ci andiamo, voi ci andate voi! Ci va all'Inter! All'Inter! Perché io ho questa e loro no. Comunque ragazzi, prova del Milan superata. Non mi hanno ucciso. Ma siamo direttamente al next level. Maglia della Juve. Ragazzi, è già ormai il 90° minuto. E come l'anno scorso, durante lo scudetto del Milan, che abbiamo indossato la maglia dell'Inter, è arrivato quel momento lì di indossare la squadra antagonista della città, la Juventus. La squadra che ha fatto soffrire tutti i tifosi napoletani in questi anni, che tutti odiano. Isaac, sei ancora sicuro di volerlo fare? Facciamolo! 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 E coraggio, Napoli non ci fa paura. Che succede però? Perché la gente non sta festeggiando? Non avrà mica pareggiato la Salernitana. Sono tutti arrabbiati perché pare che Napoli non abbia vinto ancora matematicamente. In ogni caso andiamo a prenderli in giro, perché non abbiamo paura, perché tutti eravate lì a dirci: ah, vi ammazzano, vediamo se mi ammazzano. Nel frattempo iscrivetevi al canale per altri contenuti come questo. Volevo venire
venire a festeggiare con voi. Giochi di sabato. Adesso lo vedremo se gioco di sabato. Intanto io gioco la semifinale di Europa League. Tu in Europa sei già stato eliminato. Sei già stato eliminato in Europa. Perché me la devo levare? Chi non salta napoletano, eh? Chi non salta napoletano, eh? Ambulanza, siete pronti perché sto per arrivare da voi, eh? Quello lo vedremo. Radiazione. Intanto il Serie B ci siete stati più di noi. Quanti scudetti avete vinto? Solo tre. Stiamo per arrivare ai quartieri spagnoli, ragazzi. Quanti scudetti avete vinto? 3, noi 36. È zero. E tu quanti motorini hai rubato? Io personalmente nessuno. Io rubo i campionati, voi le bici e i portafogli. Perché ragazzi... Non mi avrete mai! Forza Juventus! Siete una squadra provinciale! Noi queste feste le abbiamo fatte 36 volte! Perché siete invidiosi! Allora raga, adesso qui a Napoli vogliamo dimostrare che è possibile creare un abbraccio tra tifoso juventino e un napoletano. Uno spot per la sportività. Un abbraccio tra un tifoso del Napoli e uno della Juve. Guarda qua. Meno male che ci dovevano uccidere. Guardalo. E questo è il calcio, questo è lo sport. È mio figlio! La mamma era molto bianca per quello. E la mamma sono io. Ecco la mamma. Non mi vedi per il coraggio. Ma sai perché questo? Perché noi crediamo nella sportività. In un calcio dove non c'è odio e c'è solo amore. E tu? Juventus sta sempre rubata. A Juventus sta sempre rubata, vero? Sì, perché il pregiudizio è che i napoletani ci avrebbero ucciso. In realtà abbiamo solo ricevuto prese per il culo amichevoli. I napoletani sono sportivi, basta dire che sono brutte persone. Vero. Che ammazzano e che usano le botte. Vero. Perché sono esseri umani esattamente come me, come te che mi stai ascoltando. Vai, pazza Napoli! Hai visto? Questa è la dimostrazione. Siamo morti? No! Siamo vivi? Sì! Siamo bianco vivi. Nero? Differenza? Zero! Tiro Santa Juve! Bene ragazzi, siamo già sul treno direzione casa. Commentate qui sotto la prossima cosa pazza che dovremo fare. Magari chissà, l'anno prossimo vince lo scudetto la Roma e andiamo vestiti con la maglia della Lazio. Chi vivrà vedrà, ci vediamo nel prossimo video. Siamo i Pirlasbu, siamo i Pirlasbu. 1 milione su YouTube, siamo i Pirlasbu.